Latitante dal 94, noto come il re milanese della droga, Rocco Morabito, boss dell'Andrangheta di origini calabresi, è stato arrestato in Uruguay dalle autorità di Montevideo che indagano sui cartelli della droga. 51 anni, Morabito era in possesso di un'identità falsa uruguayana, si faceva chiamare Francisco Capeleto, viveva a Punta dell'Este da 10 anni, ma è stato arrestato in un hotel di Montevideo insieme a una donna angolana con passaporto portoghese, probabilmente sua moglie. Confiscati durante l'arresto anche 13 cellulari, una pistola, 12 carte di credito, assegni in dollari e 150 fototessera dello stesso Morabito. Secondo le autorità, il boss sarà presto istradato in Italia.